Mamma mia, ma è sofficissimo. Io questo lo rifaccio domani, dopodomani, tutti i giorni. Prendo tre banane ben mature e le sbuccio. Ora taglio le banane a fette, spesse circa 1,5 cm. Cosa ci fai con le banane oggi? Qualcosa che vi farà venire l'acquolina soltanto a guardarlo. E ora mi sposto ai fornelli, vieni. Ci teniamo le banane lì vicine e invece qui nella padella metto 60 g di eritritolo oppure anche zucchero va bene e lo facciamo sciogliere. Si è sciolto quasi del tutto e quindi ora aggiungo anche un cucchiaio di margarina vegetale. E come vedete la sto facendo sciogliere insieme allo zucchero o all'eritritolo. A questo punto aggiungo anche le banane. Le faccio ammorbidire per un paio di minuti. Ora aggiungo anche 60 g di noci che ho tagliato a pezzi. C'è un profumo, Diana. Buono, eh? Mamma mia, profumo delle banane cotte, un qualcosa di incredibile. Anche a voi piace? Fatemi sapere nei commenti. Le banane sono pronte, quindi spegniamo e le mettiamo da parte. Ora in un'altra ciotola prepariamo l'impasto, quindi metto 100 g di farina, io qui sto usando quella di grano saraceno, 50 g di farina di mandorle, io ho semplicemente frullato le mandorle in casa, 20 g di cacao amaro, lo setacciamo così sciogliamo bene tutti i grumi e aggiungo anche 10 g di lievito in polvere per dolci. Mescoliamo. E ora aggiungo un uovo intero, ora aggiungo 70 g di olio di semi, aggiungo anche 50 g di sciroppo d'acero oppure altro dolcificante simile, diamo una mescolata e ora aggiungo anche le banane che abbiamo cotto prima. Wow, Senti che profumo! questa ricetta sarà qualcosa di spaziale. Mescoliamo. E ora prendiamo uno stampo rettangolare ricoperto con carta da forno e versiamo il tutto all'interno. E ora cuociamo nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per i primi 8 minuti, poi dopo 8 minuti abbassiamo il forno a 175 gradi e cuociamo per altri 45 minuti. In questo modo, nei primi 8 minuti diamo una bella botta di calore al dolce, lieviterà perfettamente e si formerà anche una crosticina sopra. Il nostro dolce è pronto, c'è un profumino in tutta la cucina, non vedo l'ora di assaggiarlo, ma prima mettete un mi piace al nostro video ragazzi, mi raccomando, condividetelo anche per noi, è importantissimo, ci aiuta tantissimo e per voi invece vi assicura che non vi perdete nessuna delle nostre ricette. 3, 2, 1, wow! La colazione per domani è Ma pronta! guardate che Che bello! soffice, mamma. Dobbiamo tagliarlo, Diana, dobbiamo vedere com'è dentro, sono troppo Eh curioso. sì, direi proprio di sì. Ma prima mettiamo sopra un po' di zucchero a velo. Poco, Diana? Sì, poco, giusto per presentazione. Wow! Meraviglia. Guardate qua. Questa è la mia fetta. Guarda i pezzettini di banana. Mamma mia, ma è sofficissimo. Com'è? Mamma mia. Troppo buono. Senza parole. Mamma mia.